Oh, tu una mano no, eh. No, sono pigro. Dammi la forza. Hola ragazzi, bentornati sul mio canale. Da febbraio fino ad oggi ho accumulato una serie spropositata di libri che purtroppo stanno letteralmente facendo la polvere sugli scaffali. Quindi ho pensato che fosse arrivato il momento di un bellissimo book haul. Diamo inizio alle danze partendo dal più voluminoso di tutti i libri, ovvero Il Priorato dell'Albero delle Arance di Samantha Shannon. Io ero entusiasta di acquistare questo libro, infatti appena è uscito mi sono catapultata in libreria, ho speso i miei bei soldini, sono tornata a casa tutta felice e contenta con questo malloppo e l'ho buttato in libreria. Non l'ho ancora letto. Devo dire che la mole un po' mi spaventa perché sono il tipo di lettore che legge un libro alla volta. Quindi iniziare il Priorato dell'Albero delle Arance significherebbe mettere da parte altre letture. È un libro che sicuramente leggerò, tutti ne parlano benissimo come se fosse una sorta di divinità del fantasy, però devo trovare il momento opportuno, il momento giusto e quel momento non è ancora arrivato, quindi continuerà a fare la polvere sugli scaffali. Andando avanti abbiamo La Memoria di Babel. E rullo di tamburi. Ecco, in tempesta, con il suo anche libricino viola. Lo so, sono in ritardo cosmico con questa saga dell'Attraversa Specchi. Devo dire che il primo libro, Fidanzati dell'inverno, mi era piaciuto veramente tanto, un world building molto originale, niente di trito e ritrito. Poi ho continuato con gli scomparsi di Chiar di Luna e lì sono rimasta interdetta, nel senso che avevo aspettative molto alte e invece la trama in alcuni tratti mi è sembrata alquanto lenta e Ofelia il più delle volte l'avrei presa e scaraventata via da un'arca. Quindi è probabile che questa insoddisfazione verso gli scomparsi di Chiar di Luna mi abbia bloccato nel proseguire la lettura della Memoria di Babel, però siccome sono molto curiosa di scoprire che cosa la Dabosh abbia deciso di concepire per concludere questa tetralogia, sicuramente la terminerò, infatti, come vedete, ho già acquistato anche Echi in Tempesta, di conseguenza non c'è timore, sicuramente la finirò. Ok, poi andiamo avanti con Regina di Sangue di Joanne Courtney, che è la vera storia della donna che ha ispirato la più sanguinaria delle regine di Shakespeare, ovvero Lady Macbeth. Si tratta di un romanzo storico ambientato in Scozia e è uno dei titoli nuovi della Neri Pozza, casa editrice che sta veramente sfornando dei titoli stupefacenti. Io della stessa casa editrice tempo fa lessi anche Anna Bolena L'ossessione del re, ne rimasi felicemente conquistata, quindi mi aspetto tantissimo anche da quest'altro romanzo storico che credo sarà la prima lettura alla fine, diciamo, di questo video di book haul, quindi vi saprò dire a breve che cosa ne penso di questo libro. Passiamo ora a Falce di Neil Shusterman. Devo dire che la Mondadori Oscar Wilde sta veramente facendo un ottimo lavoro pubblicando una serie di titoli emozionanti. Falce è un fantasy distopico, se ne parla da tantissimo sui social, quindi è inutile che mi dilunghi sulla trama. L'edizione è veramente molto accurata e molto bella. Devo dire che nella mia vita da lettrice ho letto veramente pochi distopici, però quelli che ho letto mi sono rimasti nel cuore e nella mente e mi auguro che anche Falce possa rientrare in questa categoria. Uno dei distopici più belli era Vox. Sì. Le belle utopie. Te ci ho messo a te un braccialetto per non parlare.
La mia passione per l'arte e l'archeologia mi ha spinto ad acquistare Il tesoro greco di Irving Stone, che è la storia romanzata di Heinrich Schliemann, cioè di colui che scoprì le rovine di Troia. Ora, io non posso credere che ovviamente questo libro stia facendo la polvere come un reperto archeologico. Infatti, la mia intenzione è, una volta letto questo romanzo, che immagino sia spettacolare, quello di recuperare altri titoli di Irving Stone, perché ho scoperto che questo autore ha dedicato tutta una selezione di libri alle storie romanzate di grandi artisti del passato. Ed essendo io una storica dell'arte, ovviamente non posso non acquistare questi libri, cioè non possono non far parte della mia libreria, e probabilmente finirò tutti i miei soldi, ma quando sono soldi ben spesi, fa niente. Insomma, siamo tutti felici e contenti. Infine, abbiamo questi due libricini della Caravaggio Editore. Uno è Nella stanza chiusa di Frances Barnett, l'autrice del Giardino Segreto, che io ho amato alla follia come romanzo, cartone animato, film e di tutto di più. E poi La stanza rossa di Lucy Montgomery, l'autrice di Ande tetti verdi, che noi conosciamo meglio come Anna dai capelli rossi, e sono delle edizioni veramente molto belle, molto particolari, con delle illustrazioni, c'è cioè una cura eccezionale, quindi non vedo l'ora di parlarvene in maniera un po' più approfondita, e faccio i complimenti alla casa editrice perché veramente sono delle edizioni innovative, ecco, rispetto al mercato. Siamo arrivati alla fine di questo book haul. Come al solito, fatemi sapere nei commenti se avete letto alcuni di questi libri, se avete intenzione di leggerli. Io vi attendo calorosamente nei commenti per iniziare un bel dibattito. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Sono Rosa, alias Mystic Reader. Hasta la vista!